E Radio Radicale, siamo con l'ex vicepresidente del CSM, Davide Ermini, che è stato anche parlamentare, credo responsabile giustizia del PD, per parlare con lui dei provvedimenti varati dal Consiglio dei Ministri ieri. Allora, c'è stato un grosso scontro, insomma, soprattutto tra il PD, il Movimento 5 Stelle da una parte, il governo e l'opposizione, il terzo polo dall'altra. Allora, quali sono le sue valutazioni, in particolare sulle parti che hanno fatto più discutere, le intercettazioni e l'abuso d'ufficio? Ma innanzitutto io penso che sia stato sbagliato il tempo di presentazione di questo decreto legge, facendolo passare più per un manifesto che per una riforma sostanziale. Si sta parlando di riforma della giustizia, ma in realtà si toccano soltanto alcune cose. Le intercettazioni erano già state in qualche modo, anzi in modo molto deciso, riformate dal ministro Orla col governo del con il ministro Orlando e da molto tempo ormai le intercettazioni sono abbastanza limitate. Poi, per quello che si vede, è abbastanza bisognerà vedere come verranno applicate queste norme, perché sinceramente, da avvocato difensore, sapere che ci sono delle intercettazioni che non si possono pubblicare quando potrebbero invece essere importanti per la mia difesa, insomma, vediamo come questa cosa va avanti. Per il resto, appunto, secondo me farla passare come una norma manifesto, peraltro è un disegno di legge per cui dovrà passare il vaglio del Parlamento, ci saranno discussioni. Insomma, per ora mi pare una cosa, insomma, la montagna ha partorito un topolino. Mi chiedo invece come mai non sono stati ancora approvati i decreti attuativi della ministra Cartabia, quelli erano importanti. Se si voleva dare un segnale alla magistratura, quelli erano importanti. Invece per ora credo siano stati rinviati. Allora, Chissà perché. che cosa resta di inattuato della riforma Cartabia? Tutti i decreti attuativi, per esempio, tutto il tema dei magistrati nei vari ministeri. Quello è. Non capisco come mai, invece, visto che volevano dare Certo. diciamo, un segnale nei confronti della magistratura, quello poteva essere un segnale, ma stranamente quello per ora non si vede. Allora, lei vede, come ha detto l'ex presidente dell'ANM Alba Monte, un rischio per la libertà di stampa sul tema delle intercettazioni? Guardi, il tema delle intercettazioni è un tema delicatissimo e credo che al di là delle norme, sia un problema di coscienza etica, deontologica, sia dei magistrati, degli avvocati, dei giornalisti e di tutto. Pensare di risolvere il problema dicendo queste cose non le pubblichi e dando una sanzione, non è che poi alla fine tu puoi evitare il fatto che vengano pubblicate. Del resto è come se uno commette un reato e tu hai una norma del codice che ti dice che quell'azione non la puoi compiere e se la compi vieni sanzionato, però l'azione viene compiuta lo stesso. Allora il problema è di capire fra avvocati, giornalisti, magistrati, insomma tutti quelli che hanno a che fare con le intercettazioni, come riuscire a gestirlo in modo intelligente, corretto, evitando di pubblicare cose che nulla hanno a che fare con le indagini, evitando di pubblicare cose che non interessano se non il prurito dell'opinione pubblica, però questo credo sia un lavoro più culturale diciamo che legislativo, perché diventa veramente difficile, ecco, muoversi in questo campo. Dopodiché, per il resto, lì dentro che c'è questa norma? C'è il fatto del divieto di appello del pubblico ministero, ma su soltanto alcuni piccoli reati, che quindi, peraltro, come norma è già stata bocciata alla consulta, ma su alcuni piccoli Certo. reati sono pochi casi, quindi, insomma, mi pare, insomma. Senta, sull'abuso d'ufficio, lei è d'accordo con lo spirito della norma o ritiene che, diciamo, togliere questo reato in qualche modo permetterà ai sindaci o agli amministratori di fare un po' quello? Guardi, guardi, io credo che sia importante, muoversi delle cose deve fare in modo che anche la giustizia si debba adeguare. Le riforme della giustizia statiche non esistono, per cui ci sono sempre nuovi elementi che ti fanno ripensare e ricostruire e riscrivere tante norme. L'abuso d'ufficio era una norma di chiusura ed era una norma che non ha funzionato male, è stata riformata, ha funzionato poco. Però era una norma che permetteva comunque di intervenire nei casi in cui vi erano degli elementi di comportamenti non corretti da parte dei pubblici amministratori. Però
Ma io credo che lì si debba in qualche modo rimodulare alcune fattispecie. Per esempio, vogliamo dire che con il fatto che si possano concedere appalti a trattativa privata al di sotto di 150.000 euro, possiamo fare una norma in cui si dice che non può essere assegnato dove ci sono conflitti di interesse, dove ci sono parentele o amicizie particolari. Si possono fare norme più specifiche, però abolirlo totalmente potrebbe portare oggettivamente al fatto che i magistrati inquirenti possano immediatamente contestare reati più gravi. E quindi, insomma, io credo che se invece di tentare un colpo, diciamo così, di teatro, si fosse lavorato meglio proprio sulle norme, probabilmente si sarebbe fatto un lavoro che poteva anche consentire all'intero Parlamento di votarle, perché io credo che sulla giustizia, questo l'ho sempre detto anche quando ero al Consiglio, le bandierine andrebbero sotterrate e si deve lavorare perché il sistema funzioni. Quindi noi abbiamo bisogno di una giustizia certa, giusta, veloce. Ora non so se queste norme in qualche modo potranno aiutarci. Almeno sul traffico di influenze è d'accordo? Sì, il traffico di influenza va ridisegnato, va delimitato, perché così come è stato costruito è, diciamo, troppo vago, su questo non c'è dubbio. Poi ora non mi vengono in mente altre, ma ci sono anche sicuramente ci sono quelle norme sull'applicazione delle misure cautelari, che lì sinceramente mi lasciano un po' perplesso, perché secondo me potrebbero portare al contrario di quello voluto da chi presenta, perché è vero che è una garanzia il fatto di dire: guarda, vieni da me perché io fra qualche giorno ho intenzione di arrestarti, ti devo sentire. Io non so quante persone cominceranno a cantare questo, quindi potrebbe, oppure qualcuno scappa. No, ma sa, qualcuno scappa, purtroppo quello ci sta, ma è un problema di polizia sull'attenzione, sì, certo, che si deve porre alle persone che saranno in qualche modo attenzionate. Però il tema è che se io so di poter finire in carcere, dice, o parli o finisci in carcere, o comunque cose hai da dire se non vuoi finire in carcere, insomma. Non mi sembra tanto garantista, però se questo è. Senta, lei che è stato nel CSM come vicepresidente, secondo lei come reagiranno i magistrati? Perché io oggi ho visto che molti sottolineavano: Nordio è un magistrato, insomma ci sono magistrati che lo sostengono. Lei vede la NM divisa da questo punto di vista? Sì, certamente. E c'è una parte filogovernativa e una parte meno filogovernativa, su questo mi pare sia evidente, sotto gli occhi di tutti. Però i magistrati, per quanto li ho conosciuti io, la stragrandissima maggioranza fa il proprio dovere. Quindi nel momento in cui il Parlamento fa le leggi, i magistrati le interpretano e le applicano, su questo tutti possono stare tranquilli. Io credo che quello che ha subito la magistratura in questi anni sia stato anche spesso ingiusto, e credo che i cittadini debbano avere fiducia nella magistratura, anche in questo caso, anche se ci sono magistrati più filogovernativi e meno filogovernativi, tutti sono convinto che faranno il loro dovere applicando le norme che il Parlamento approva. Bene, grazie, mi ha fatto molto piacere rivederla. Grazie all'ex vicepresidente del CSM, Davide Ermini, grazie.